Carlo Forcini, Corriere dell'Umbria. Il commento oggi purtroppo è facile, un Perugia inguardabile. Un Perugia inguardabile dal primo all'ultimo minuto, con poco coraggio, con poca qualità, con tanta determinazione, ma con la certificazione della difficoltà cronica di questa squadra in casa e del fatto che non riesca a creare tante occasioni da gol e di conseguenza a segnare. In questo momento va meglio in trasferta che in casa, è difficile anche capire il perché, visto che nel girone d'andata il Curi era stato il fortino su cui costruire le fortune della squadra di Nesta. E le assenze possono essere un alibi, rinunciare tutto in una volta a Verri, Dragomir e Kingsley non è facile, però c'è da dire che davanti aveva il Perugia un Cosenza rimaneggiato e comunque si era presentato con un tridente o con Vido dietro le punte in grado di far male ai calabresi. Di fatto, vado a memoria, ma ci sono stati due tiri in porta, non di più, per cui mentre il Cosenza ha iniziato benino e è andato in vantaggio, ha rischiato di fare il 2-0 e quindi nel complesso anche i punti, una vittoria che Cosenza ha meritato. Senti, ma la causa profonda di questo malessere riusciamo a individuarla? Non lo so, io credo che in questo momento l'incapacità di segnare, insomma, nelle ultime tre partite in casa Perugia non è mai andato in gol, ci deve essere un motivo per questo. Io credo che Sian, che Sadik e in parte anche Vido non abbiano confidenza con la rete. Melchiorri sì, ha fatto due gol, ma è stato infortunato a lungo, non si può pretendere che possa essere lui in questo momento il salvatore della patria, visto che è recuperato ma non può essere al massimo. E poi l'altra questione sul quale Nesta ha insistito molto negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, è l'approccio, che ancora una volta non è all'altezza di una squadra che vuole fare un certo tipo di campionato. Se parti male poi non sempre riesci a mettere le partite in discesa. Grazie, ringraziamo Carlo Forcini, tanto più perché la situazione della sua voce non era ottimale. Era Carlo Forciniti del Corriere dell'Umbria. Corrado Losito, non so se sei d'accordo, ma forse la più brutta partita che si è vista almeno quest'anno al Curi. Sì, adesso al Curi sicuramente, ma il più brutta partita nel senso forse il più brutto Perugia, possiamo dire sinceramente, ma sono state partite bruttine, nel senso state brutte poco belle, dove comunque il Perugia poi era riuscito in qualche modo a venirne fuori. Ma sì, Perugia pessimo, sbagliato tutto dal punto di vista tecnico, dal punto di vista di organizzazione di gioco, e anche io sentivo prima Carlo che diceva la determinazione. Io non ho visto un Perugia molto determinato questa volta, sinceramente. Ho visto un Cosenza determinato, ho visto un Cosenza che, come sapevamo, era organizzato, ben messo in campo la Braia. Insomma, non è che poi possano bastare come scusante le assenze di gran parte del centrocampo. Era lecito attendersi un altro tipo di Perugia, un'altra squadra, soprattutto nel secondo tempo. Io il primo tempo mi ero reso conto che il vento ha messo in difficoltà la squadra di Nesta, ma nella ripresa c'erano tutti i presupposti per poter fare meglio. Sinceramente molto deludente, non me l'aspettavo oggi questo secondo tempo soprattutto. E ci sono due partite difficili adesso. Anche il Cosenza aveva le sue assenze, forse quelle del Perugia pesavano di più perché la squadra di Nesta era chiamata a costruire e mancavano proprio i pilastri della costruzione del gioco oggi. Sì, devo dire che anche Bianco non è che abbia poi giocato una buona partita, sinceramente. È vero che il centromediano titolare è lui, e dal punto di vista dell'impostazione non ha giocato una buona prova, tutt'altro, uso un eufemismo. Sicuramente Dragomir e Kingsley non sono facilmente sostituibili, così come Verri dietro le punte, però ecco, ripeto, c'era da aspettarsi un altro tipo di partita. Le assenze di Cosenza erano importanti, ma quelle di Perugia ancora di più, secondo me. Sensazione che sia un po' un trend ormai chiaro, questa è la squadra, vive solo sugli acuti di certi giocatori, sa giocare solo in un certo modo, non sa variare, e poi anche questa ottusità proprio nel volere a tutti i costi giocare il pallone. Alla fine si è capito che anzi l'occasione migliore l'abbiamo fatto rimandando il pallone di là. L'errore di Muscati sotto questo aspetto è
sanguinoso, veramente un errore clamoroso che di fatto ha spianato la strada al Cosenza. Grazie a Corrado Rossito del Messaggero. Fortunato Vinci, Gazzetta del Sud. Allora, un calabrese ha visto vincere bene il Cosenza qui al Curi, bene nel senso che Perugia non è pervenuto. Il Cosenza ha fatto la sua onestissima partita, ha avuto anche l'occasione per raddoppiare, quindi non ha rubato nulla. È una sintesi perfetta che hai già fatto. Beh, effettivamente è successo questo. Cosenza ha fatto una partita diligente, attenta, tatticamente ben disposta in campo da Braglia, e quindi ha fatto la sua partita. Il Perugia è non pervenuto, insomma, un Perugia pasticcione che non riesce a costruire un'azione da gol, che poi quando è in difficoltà toglie una punta e mette un'altra punta, ma toglie un difensore e mette una punta, e rischiamo il tutto per tutto, non lo so, mi sembra una cosa così ovvia, così istintiva, no? Comunque, Fortunato, il vento non deve essere un alibi. Forse ha penalizzato di più il Perugia, che ha un gioco più tecnico, ma oggi veramente è mancato ogni principio di logica nel gioco del Perugia. Sì, sono mancati, ma indubbiamente il vento ha in qualche modo condizionato, è vero, però i giocatori sono professionisti, si devono adattare anche a queste difficoltà meteorologiche, quindi non è tutto qua, è che è mancato lo schema, è mancato la volontà, la determinazione, l'impegno, va bene, ci me lo mettono, però è come se non ce lo mettessero, perché non riescono a concludere niente. Solo il fatto che alla fine la statistica dica che hanno fatto un solo tiro in porta, una squadra che perde e che fa un solo tiro in porta, ma non ha nessuna possibilità nemmeno di recuperare. Vabbè, c'è stato quell'errore di Moscati, il calcio di rigore, tutte queste attenuanti che vogliamo, però se non si tira in porta è pressoché impossibile. E oggi il Brescia ha vinto 2-0. 2-0 significa che sistematicamente loro segnano due gol. Il Brescia ha preso gli stessi gol che ha preso il Perugia. In difesa, la difesa del Brescia ha preso gli stessi gol che ha preso il Perugia, con una sola fondamentale differenza, che hanno un attacco che ha segnato 22 gol di più. È tutta lì la differenza. La differenza reti, cioè i gol segnati e i gol subiti, è tutto qua. Quindi tu puoi prendere anche un gol, d'accordo, un errore può capitare, però se poi non riesci a recuperare, se non riesci a tirare mai in porta, è impossibile poter recuperare. Sta tutto qua il problema del Perugia, secondo me. Certo, gli attaccanti, l'ho detto anche in questa conferenza, non sono riusciti a fare mai l'uno contro uno, non sono stati determinanti, da dietro c'è da dire che non sono arrivate neanche palle tanto giocabili, però. Sì, appunto, questa costruzione che è mancata, che dicevamo prima, cioè questo che quando mancano gli schemi, è vero, è la mancanza di Verri è l'80% delle possibilità, delle potenzialità offensive del Perugia. Quando manca, perché costruisce le azioni, si propone come attaccante e quindi lui è l'uomo squadra, diciamo, no? Per quanto riguarda l'aspetto offensivo. Mancando lui, manca la possibilità, le potenzialità del Perugia diminuiscono del 90%, e quindi è quello. Poi quando c'era la possibilità di mettere un nuovo attaccante, che poi è l'unico che era ancora in panchina, cioè Sadik, ha fatto uscire Ann, e quindi siamo rimasti sempre con i soliti attaccanti. Non so se era una cosa giusta. Io avrei tolto un difensore, avrei messo Falzerano prima, per cercare di costruire qualche azione offensiva. E poi naturalmente togliere un difensore e mettere, tanto stai perdendo. E queste sono delle difficoltà notevoli, non lo so se riusciamo a recuperarle, perché se tu hai queste lacune strutturali è impossibile poter pensare a un fine campionato interessante. Interessante vuol dire entrare nei play-off e avere qualche chance di poter superare le difficoltà che nascondono nei play-off. Il Perugia credo che non ce l'abbia queste possibilità, anche perché poi ci sono le squadre che stanno dietro, per esempio la Salernitana ieri ha perso, oggi potevamo approfittare per allontanarci, perché la Salernitana che ha fatto? Ha comprato, oltre che cambiare l'allenatore, ha preso Calaiò, che è un giocatore che già ha segnato un gol,
è un giocatore che segna, che messo lì il golletto te lo crea, e invece noi non ce l'abbiamo questi uomini. Dobbiamo fare sempre fatica oppure fare la protezza, come ha fatto Melchiorre a Carpi. Ecco, è così, questo, i limiti di questo Perugia sono questi. Chiarissimo, grazie, ringraziamo Fortunato Vinci della Gazzetta del Sud.